con il dottor Emiddio Ventre, che da alcuni giorni, anzi da qualche mese per la precisione, è su tutti i giornali locali, quotidiani locali, nelle televisioni, quindi nei vari media che si occupano e si stanno occupando del problema vasche di laminazione a Casarsano. Lei ha più volte voluto evidenziare il problema non solo sul contenimento e su quello che si andrà a costruire, ma su quello che è il risultato delle sostanze di liquami che andrebbero a finire all'interno della vasca. Cioè, la sua è più un'operazione tecnica per far capire alle persone che gli inquinanti di quei due, diciamo, fiumiciattoli, che fiumi non sono, sono dei canali, andrebbero poi ad interessare quello che c'è sotto, alla fine l'acqua, le falde acquifere. Sì, io diciamo stavo seguendo il progetto già da luglio 2012, perché il preliminare dell'Arcadis già era disponibile sul sito. Quando poi a luglio 2013 ho visto il progetto definitivo, in cui l'Arcadis chiedeva agli enti e ai cittadini di fare opposizioni o osservazioni per la valutazione di impatto ambientale, e vedendo che nessuno ne parlava e nessuno si interessava del problema, mi sono un attimo spaventato. E mi sono spaventato soprattutto quando poi sono andato poi a leggere gli elaborati dell'Arcadis, in particolare la relazione 6.01, che è il rapporto ambientale preliminare in fase di scoping, dove si legge testualmente: nel fiume si continua a scaricare illegalmente e abusivamente sia reflui civili che industriali di natura cancerogena, quali cromo, piombo, cadmio, arsenico. Tali elementi sono stati riscontrati dall'Arcadis attraverso 200 prelievi ed analisi di fanghi del letto. Cioè, e quindi già sto dato mi ha spaventato. E poi la mancanza assoluta in questa valutazione di impatto ambientale fatta dall'Arcadis di dati relativi allo stato dell'acqua che scorre soprattutto nella Solofrana e Cavaiola. Perché è notorio che, o meglio, Andocere sotto gli occhi, che lo stato, già dallo stato visivo si capisce qual è lo stato in fiume, e sotto il naso di tutti, che questo è uno dei fiumi più inquinati d'Europa. Lo dice, lo ammette l'Arcadis, lo dice una relazione del Senato della Repubblica conclusa nel 2006, e trova una stretta correlazione tra l'inquinamento della Cavaiola e la Solofrana e le patologie tumorali presenti nella zona. Infatti questa relazione del Senato della Repubblica, che è iniziata il 2 aprile 2003 e si è conclusa nel 2006, conclude in questo modo: si evidenzia come la salute della popolazione è sottoposta a pericoli continui, e non a caso nella zona esiste un tasso di malattie infettive dell'apparato respiratorio e di malattie tumorali con altissime percentuali di carcinoma polmonare, che è tra i più alti d'Europa. La Commissione concludeva che ciò è dovuto probabilmente anche all'inquinamento del fiume, soprattutto del fiume Cavaiola e Solofrana, perché non bisogna confondere il Sarno con la Cavaiola e Solofrana, perché il Sarno che nasce a Sarno, tipo il Rio San Marino, ci ho fatto il bagno un mese fa a Lavorate di Sarno, quindi quella è acqua, potremmo definire, potabile. Però noi a Nocera la creazione sul territorio di due vasche, un ex 9 di 150.000 metri nella zona di Casarsano, l'ampliamento di Cicalesi da 3 a 6 ettari porterà sicuramente, io sfido chiunque a mostrarmi il contrario e mettere per iscritto, a mettere il suo nome con data e firma e la sua faccia, e quindi ad affermare che ciò non avverrà nei prossimi anni se si realizzeranno queste vasche. Io adesso dico che questo comporterà l'inquinamento delle falde che, dalle quali noi mungiamo l'acqua per il nostro acquedotto, e quindi non vorrei far bere ai miei figli acqua con cromo e piombo, cadmio, arsenico, tellurio e tutto quello che si può scaricare all'interno. Oggi l'industria lo fa in maniera illegale, perché le industrie, quindi non vorrei far bere quest'acqua ai miei figli. E c'è da dire un'altra cosa: le industrie strette nella crisi, dato che hanno costi elevatissimi per lo smaltimento dei rifiuti e quindi dei reflui industriali, imprenditori che non possono essere definiti tali,
scaricano illegalmente. Questo, ci sono video su YouTube, si trovano facilmente dei video di denuncia, di questo fatto. L'ha detto Striscia la Notizia 2 anni fa con Luca Abete, che è andato a Solofra, ha evidenziato questo problema intervistando il sindaco e chiunque altro. E poi noi a Nocera lo sappiamo, basta vedere le persone che vivono lungo il fiume, gli interi condomini che affacciano sul fiume, e vedere quante famiglie in casa hanno problemi di malattie tumorali e non, o casi di Alzheimer, che è un altro studio che si sta facendo a livello mondiale, mette in risalto la stretta correlazione tra inquinamento da metalli pesanti, qual è il cromo, e malattie qual è l'Alzheimer. Proprio stamattina sul Mattino leggevo, a Nocera si sta nella Cronocerino, dovrebbe aprire un centro per l'Alzheimer. Chissà, ecco, questo è un altro caso. Poi chissà perché a Nocera hanno fatto un polo oncologico a Pagani. Anche questo, anche qua ci negano gli accessi ai dati forse del registro tumore, che anche da quello si potrebbe capire, ma dovrebbe essere dati reali e veritieri. Non so se questo poi sono dati, sono delle statistiche, noi dobbiamo capire i numeri, quante persone sono vicino al fiume e quante persone si ammalano per tumore. E se noi soriamo, ecco, la media mondiale di un terzo di persone oggi nel mondo muore per malattia tumorale, nell'agro secondo te o a Nocera superiamo i 2/3 abbondantemente. Mi scusi, ma una cosa che mi ha fatto pensare, si parla di fiume inquinato, dei due corsi che sono inquinati, però lì vicino a Nocera Superiore, credo a qualche metro, c'è un depuratore. Ecco, questa è un'altra grande confusione che io ho chiarito l'altra sera alla Commissione Urbanistica, perché qualcuno nella Commissione era convinto che i mega depuratori realizzati dal commissario Iucci avrebbero depurato il fiume, ma il depuratore non è una macchina nella quale entra il fiume sporco e dall'altra esce pulito. Nel depuratore confluiscono i reflui civili, cioè gli scarichi nei nostri bagni e delle nostre cucine di casa. Quindi il depuratore sono dei depuratori aerobici, quindi che mettono in atto un processo già naturale di autodepurazione dell'acqua. Infatti la flora batterica che si va a sviluppare va a degradare il carico organico e non quello chimico, quindi degrada solo il carico organico. Se è un depuratore, io a casa mia scarico la bottiglia, mia moglie scarica la bottiglia dell'acido per pulire il water, quest'acido arriverà al depuratore e uscirà tal quale, quindi me lo ritroverò nel fiume, lo ritroverò nel mare. Quindi il depuratore non sono preposti a depurare inquinanti chimici. Questo deve avvenire all'interno delle aziende, quindi le aziende dovrebbero avere dei depuratori all'interno. Se non hanno il depuratore, hanno delle vasche, e quindi da queste vasche l'inquinante chimico va prelevato tramite autobotte e portato in impianti autorizzati deputati allo smaltimento, alla bonifica di questo. Ma dato, ripeto, che questo ha costi elevatissimi, gli industriali, ripeto, non possono essere definiti tali, soprattutto quando piove, e questo l'ha mostrato Striscia la Notizia, non dico niente di nuovo, l'ha detto il sindaco di Solofra, tramite la rete pluviale che anda all'interno dello stabilimento, incanalano tutto dentro e fanno defluire direttamente nel fiume. Quindi nessun depuratore lungo costruito, sono 4 poi in realtà, è in grado di intercettare questi inquinanti o di depurare questi inquinanti. Quindi noi ce lo troviamo nel fiume, dal fiume già oggi finisce nelle falde, e già nella zona di Nocera, zona verso San Mauro, il professor Rocco De Prisco qualche mese fa sulla città metteva in evidenza come negli ortaggi sono stati trovati metalli pesanti, e non è difficile da capire, perché il fiume già passando per San Mauro ha inquinato la falda che sta sotto o da anni, quindi ha contaminato la falda che sta sotto, e quindi pozzi anche a chilometri di distanza dal fiume, che io da bambino bevevo acqua di quei pozzi, viene munta per irrigazione dei campi, quindi ha contaminato soprattutto gli ortaggi a foglia verde, che sono quelli che più assorbono metalli pesanti dal terreno o dall'acqua. Quindi già noi moriamo e stiamo morendo per tumore. Un intervento del genere vuol dire condannare l'intero popolo dell'agro nocerino, quindi i nostri figli soprattutto,
ad una morte certa ma silente. Ecco, io dicevo, le inondazioni fino ad oggi, fortunatamente, ringraziando Dio, non hanno provocato morti sul territorio, comprese quelle di San Mauro che è successo l'anno scorso. Ma un intervento del genere porterà sicuramente un aumento dei casi tumorali, quindi una morte certa ma silente. Ecco, che passi inosservata sotto gli occhi di tutti. Ognuno poi nelle sue case si piangerà il suo morto, senza trovare la correlazione con il territorio. E questo che voglio far emergere anche e invito questo a professionisti, perché poi sono sempre io in prima linea a mettermi. Io invito professionisti che stanno sul territorio, che hanno competenze più di me in altre materie. Io sono un valutatore di sistemi di gestione ambientali, quindi io leggo delle carte e faccio delle valutazioni quando vado in azienda, quindi mi leggo le carte prodotte dall'ingegnere chimico o dal chimico o dal laboratorio di analisi chimica, mi leggo le relazioni del geologo, mi leggo la relazione dell'ingegnere e poi faccio delle deduzioni. E quello che ho fatto leggendo questo progetto è incrociando altri dati, quindi io non ho le competenze né del geologo né del chimico né dell'ingegnere, ma vado a valutare quello che loro producono e da queste valutazioni ho dedotto queste cose di cui me ne prendo la responsabilità. Quindi facciamo un invito a questo punto direttamente all'amministrazione comunale di Nocera Inferiore, forse chissà una delibera di giunta, di consiglio. Questo è nelle mani del sindaco e della giunta. Noi possiamo solo, attraverso quello che ci ha detto il dottor Ventre, far capire alla popolazione che in effetti un lavoro del genere potrebbe arrecare danni, e solo l'amministrazione, perché Casarzano e Cicalesi rientrano nel territorio di Nocera Inferiore, solo l'amministrazione di Nocera Inferiore potrebbe fare un atto perlomeno giuridico, di giunta, di delibera, per cercare di evitare questa diciamo disgrazia tra virgolette che si proietta in futuro. Andiamo a chiudere. Sì, per quanto riguarda l'impermeabilizzazione delle vasche, qualcuno sostiene che impermeabilizzando le vasche, oppure si potrebbe chiedere all'Arcatis di impermeabilizzarle. Parte che l'intervento di impermeabilizzazione sarà un intervento che avrà una durata di 2-3 mesi, perché si parla di materiale bentonitico ad impermeabilizzante, quindi e questi tecnici poi su questo ne possono dire più di me. Quindi lascia il tempo che trova, limitato a qualche mese, se no a un anno. Poi dopo chi assicurerà l'impermeabilizzazione? E poi ciò vuol dire cementificare il territorio, non far crescere nemmeno un filo d'erba per i prossimi 100 anni su un territorio di 20 ettari che rappresenta ad occhio e croce, ecco, io dicevo, circa il 50% delle zone coltivate a Nocera Inferiore. Questo poi creerebbe delle zone putride e paludose, quindi tutti gli abitanti che stanno a ridosso delle vasche andrebbero non solo a respirare per un fenomeno detto di sublimazione, quindi dell'acqua che passa dallo stato liquido allo stato gassoso, quindi non solo a respirare gli inquinanti, ma anche a trovarsi una zona paludosa con soprattutto d'estate creazione di cattivi odori e di zanzare a non finire. Beh, dopo questo contorno finale ci si pone tutti quanti noi una domanda: conviene dare modo a questa Regione Campania di fare questo progetto, di realizzarlo? La risposta la possono dare solo i politici e chi governa la città e chi è a capo del governo cittadino e anche chi è a capo della Regione Campania. Noi possiamo solo darvi delle informazioni, le soluzioni le devono dare gli amministratori.